Un gol di Christian Mancini in avvio di primo tempo decide il match delle Casini di Trestina tra i padroni di casa e la Virgilio Maroso. Una partita sicuramente non esaltante, soprattutto quella del Trestina, che dopo aver iniziato molto bene con il gol e un'altra occasione da rete dopo qualche minuto si è un po' seduta e ha lasciato spazio alla Virgilio Maroso. Una Virgilio Maroso che tuttavia quasi mai è riuscita ad andare al tiro in modo tale da impensierire il portiere Traversini. La partita giocata sotto, in parte anche sotto una fitta nevicata che però non ha dato grosso fastidio al terreno di gioco, apparso comunque allentato, non è stata sicuramente piacevole per l'infreddolito pubblico delle Casini. Come già detto, al quarto minuto si decide il match. C'è un'azione sulla destra da parte di Antonelli, perfetto l'assist, il cross di sinistro per Christian Mancini, che dal dischetto del rigore indirizza di testa la sfera laddove Chitarrini non può arrivare. Il Trestina parrebbe in giornata e tre minuti più tardi sfiora ancora il gol, sempre con un'azione sulla destra, questa volta è Bacarri a crossare al centro dell'area di rigore, si trova Gaggioli, la palla addosso, stop e tiro di destro con la sfera che termina questa volta sul palo esterno e poi fuori. Nella restante parte di primo tempo praticamente non c'è alcuna altra occasione e le uniche immagini che possiamo mandare sono quelle della neve su Trestina. Nella ripresa la squadra di casa si porta in campo con la casacca bianconera invece che quella bianca del primo tempo, ma non riesce comunque a creare pericoli. È invece la Virgilio Maroso al 13° con un tiro di Russo dal limite e al 14° con un'altra conclusione di Giogli dall'area di rigore dopo un rimpallo su calcio di punizione a provare a raggiungere il pareggio. Si fa vivo il Trestina alla mezz'ora con il giovane Bianchi, classe 1988, entrato qualche minuto prima, che con il sinistro prova a sorprendere il portiere Chitarrini su assist di Procelli, ma la palla termina fuori. Cinque minuti più tardi è Ciani, dal poco dentro l'area di rigore, a infastidire Traversini che para a terra e l'ultima azione proprio al 46° minuto, un contropiede orchestrato da Procelli per Gaggioli, ma il giocatore trestinese non riesce a battere a rete sul portiere Chitarrini in uscita. Finisce 1-0, il gol di Mancini decide il match.